birra dell'Elba, bionda, rossa, scura, doppio malto o aromatizzata. Birra dell'Elba, vieni a provarla. Continuano le segnalazioni di perdite nella rete idrica elbana. Anche questa volta le fuoriuscite riguardano Portoferraio. Gli abitanti delle zone interessate telefonano alla nostra emittente nella speranza di un intervento che, nonostante le segnalazioni telefoniche all'azienda che gestisce il ciclo delle acque, evidentemente non arriva. Ma sale anche la rabbia per una situazione già compromessa dalla siccità che ci fa intravedere un'estate a secco. Una perdita è nella zona della Sghinghetta e non è la prima volta, perché già lo scorso anno nello stesso punto usciva acqua da un tubo rotto e ci volle tempo prima che fosse riparata. Un'altra è in via Marini, nella zona intorno a Forte Inglese. Qui gli abitanti hanno avvertito che c'è una perdita importante di acqua, fino a pochi giorni fa addirittura con tanto di zampillo, almeno da più di 2 settimane. Fanno sapere di aver chiamato almeno 7-8 volte ASA, ma che fino ad ora non sono stati fatti interventi risolutivi. Eppure siamo praticamente in estate, ci dicono i cittadini della zona, e poi dicono che l'acqua manca.